Ciclone Massimiliano Fedriga, il candidato del centrodestra alla guida del Friuli Venezia Giulia, si avvia verso una trionfale vittoria con circa il 57% dei consensi. Lo segue a distanza Sergio Bolzonello, sostenuto dal centro-sinistra al 27%. Alessandro Morgera, candidato del Movimento 5 Stelle, ha ottenuto a scrutinio quasi completato il 12%. Bassa l'affluenza, soltanto un avente diritto su due ha votato. La Lega dunque risulta il primo partito per preferenze dei votanti con il 33%, seguita da PD e Forza Italia, male invece il Movimento 5 Stelle che è soltanto quarto con circa il 7%. Il Carroccio dunque trionfa in Friuli Venezia Giulia, ma in pochi scommettono sulla rottura del centrodestra, vero ostacolo di un possibile accordo di governo con il Movimento 5 Stelle dopo il mancato avvio delle trattative con il PD. L'ex segretario Dem Renzi infatti ha messo una pietra tombale su qualsiasi intesa con i pentastellati. Tocca a loro e alla Lega governare, non al PD sconfitto alle elezioni. Le parole di Renzi rappresentano un ostacolo insormontabile alle aperture del reggente Martina, il tutto in attesa della direzione del PD di giovedì 3 maggio. Il Movimento 5 Stelle incassa il colpo che di fatto chiude l'ipotesi di accordo col centro-sinistra. Noi ci abbiamo provato, il PD la pagherà e torniamo al voto. Anche a giugno tuona Di Maio che alle 14 in diretta a Facebook annuncia novità.